devo parlare con la moglie perché loro non ti hanno detto. Il secondo Ottocento fu epoca di grande sviluppo della rete ferroviaria italiana, per la realizzazione della quale furono impiegate le migliori tecnologie civili e meccaniche allora disponibili. Nacque e si affermò allora la professione dell'ingegnere ferroviario, ancora quanto mai emblematica, di tecnico e di progettista, capace di integrare con le sue conoscenze le situazioni di destra. Parigi.